Ciao a tutti, oggi vedremo come funziona la carta Canson XL nera da disegno o da tecniche secche e i pastelli Sennelier con questa carta. Quindi è un ottimo inizio per chi vuole anche iniziare con la tecnica dei pastelli. Adesso sto facendo un semplice schizzo. Questo schizzo è un mio ricordo di qualche settimana fa o un mese fa. La osservavo da dove lavoro e c'era la luna gialla e sono andato praticamente a memoria. Qui facciamo il segno di dove andrà l'erba, perché da dove guardavo io c'era l'erba alta e lì c'è tutto il campo agricolo. Questa carta non permette tanti strati di pastello, quindi da una parte io la preferisco delle volte perché così mi dà la freschezza dell'impressionismo. Iniziamo adesso con i cespugli. Ho messo del verde prima scuro e dopo, da dove arriva un po' la luce, dove andrà la luce della luna, ho messo un po' di giallo. Le ombre le ho fatte con un nero, un viola scuro. Nero e viola scuro. Iniziate a mettere la vostra erba e adesso ho messo un po' di strati di verde, di giallo, di terra di siena bruciata. E adesso iniziamo con l'erba. Un semplice dipinto che possono farlo tutti. È ora della luna. Mi ricordo questa luna gialla e il dipinto adesso è finito. Sono stato all'incirca 30 minuti, ho messo la luce nell'erba. Questi dipinti io li amo perché prendono tutta, la freschezza dell'impressionismo. Vi abbraccio, statemi bene e vi lascio con un breve scritto. Ciao! Folle è l'uomo che parla alla luna, stolto chi non le presta ascolto. William Shakespeare. Ciao a tutti. E credo che bisogna sempre trovare 2 minuti la notte per stare con la luna e le stelle. Un abbraccio e buoni dipinti.